Ciao uomini nudi e benvenuti su The Sims 4. Andiamo ad acchiappare gente nuova. In questa puntata vado a prendere Axel di StefiPenna01 che dice hola. E poi Perdark Luxifer. Ciao bello, Stefano Axel. Non sapevo che cognome dargli. È pronto per una fantastica avventura nel tuo canale. Ok. Ciao Stefi, becchiamolo subito. Salva. Poi sì, lei di Shrek. Lei sarebbe in pratica Fiona e si chiama Zira91. Oggi prenderò loro due. Salva l'unità familiare subito. Allora, vediamo un po' dove potremmo metterli. Beh, io un'idea già ce l'ho, Allora, apri galleria. Ma ovviamente anche Fiona. Qua, subito. Che ci fa Riccardo qui? Loro sono appena entrati e lui già lì che dice oh, dov'è quella che io prima ho dato due colpi? Riccardo, dobbiamo ancora presentare i personaggi. Tu sei già qui, scusa, Abbiamo Fiona di Shrek, come ho detto prima. E il nostro Stefano Luxifer. E che? C'è qualcuno che ha il mio stesso cognome? Non lo sapevo, va bene, va bene. Oh, vuoi uscire tu? Guarda chi è venuto a trovarmi, sai, sono arrivati anche quelli nuovi. Giusto, bello. Giustamente lui è arrivato a trovarle, che se fa? Trombano, mi sembra giusto. Sì, è bella la TV, bello tutto. Soprattutto tu, anche sei molto simpatico. Tu sei verde invece, lo sai di essere. Io ti darei un pugno in faccia. Ma come un pugno in faccia? So perché sono verde. Che ne so, io non ti ho mai visto una verde come te. Però sei simpatica, dai. Ah, mi siedo. Oh, questa è buona, non è male. Non mi sono neanche pisciato addosso. Che dici? Sì, sei simpatico. Vuoi le scarpe rosse? Le ho date a tutte e nessuno le vuole. E vedi che ci stai tu, zozzona. Vuoi un bacio al gusto di sardine mercoledì? Sento. Che bei denti che hai. Sembra che te li sei bucati col trapano. Tu veramente verde, ma tanto buona, mica male. Sì, ma io non voglio cose troppo complicate, capisci? Già sono verde, poi non sono un lama intanto. Ecco, quindi, sai, non so. Ma hai delle belle tette, complimenti. Che tette? Tette, ho già detto tette? Forse se lo dico tette. Sì, è chiaro come il sole, ho capito. Sta succedendo qua, oh. Raga, loro si stanno baccagliando un po', ma voi ci state dando veramente di brutto. Ma cosa fanno? Vogliono trombare, ma c'è lei. Sì, dai, non sei niente male. Poi ho sentito un bello scarico da dietro, sembravano quei video fatti al computer. Sì, ti metterei un bel mi piace su per il tubo. Senti... come dire, i fiori non li avevo, quindi va bene uguale, no? Però ti vorrei dare un bacio se, insomma, io magari te lo do ugualmente. Poi se te non ti piace, ma un bel kiss se ne frega, non ce lo mettiamo. Toh! Che dici? Avevo qualcosa poi lì nel buco del sedere. Aspetta, ah, eccola qui, sono ancora di culo. Piace, lo so, lo ammetto che io sono un vero conquistatore. Zoa, guarda, muscolo pancia. Perché ricorda, sotto la panza la mazza avanza. Mi sa che loro due vorrebbero combinare. Ma sì, un belletto in mezzo alla stanza. Vieni qua, adesso vedi che ti combino. Oh, ma tu fuori dal cazzo. E vai. Oh, che vestaglia sexy. Giù. ci dà la grande. Ma sì, tutti che vedono, tranquilli. Ma allora andate nelle stanze degli altri. Si schifano. Dico, l'ho visto un coso verde. Devo schiacciare io, via. E loro entrano. No, che schifo, ho visto il pisello verde. Giustamente Riccardo ha finito dopo averci dato un bel po' anche lui. E loro continuano. Loro tutti fuori. Ma hai sentito che puzza? Bah, peggio di un lama morto, guarda. Beh, però questa è buona. Senti, io sono appena entrato e ancora non sono riuscito a combinare. Ti andrebbe, non lo so, magari io e te ci mettiamo, parliamo, usciamo. Il nostro Stefano ovviamente ci sta provando. Sei un dolcetto. Sai, sei una delle più carine della casa. Sì, magari se non lo dici davanti a tutte che poi si incazzano. Dai, vuoi vedere le mie farfalle? Sì? Se le dice sempre, ma sì, dai. E vai di nuovo giù. Lui nudo in casa degli altri guarda e dice che schifezza quella verde. Preferire cagare in faccia. Tutti entrano e tutti dicono la stessa cosa. Cazzo, l'ho visti trombare, non è un bello spettacolo. Cosa fa lui? Perché si infila le mani nella pattumiera? No, Shrek ha trovato del cibo nel bidone dei rifiuti. Che schifo, cazzo. Sì, però non è che sei tanto piacevole alla vista. Mai visto prima il tubone di quello là? Non era verde, ma cazzo che tubone. Oh, ma adesso non ti mettere a guardare Riccardo, oh. Oh,
Guardare che merda questa cosa! Oh, vedi, vedi, questo è tutto super palestrato. Per quello piace. Ma cosa ha fatto? Capisco che sei Fiona, però cazzo, hai rovinato un water. Sei un'immondizia anche tu. E loro giustamente vanno a darci ancora, perché Shrek, insomma, era un po' in astinenza. Il nostro povero Stefano ancora non riesce a baccagliarsi abbastanza lei, ma ci riuscirà. Rivolgi uno sguardo folle, voglio vedere. Ehi, guardami, ti devo far vedere una cosa fuori di testa. Sei morto? No, no, ascoltami. Mica male. Lui ci sa fare. Ma questo è meglio del nostro barista che ci fa il cappuccino tutte le mattine. Sai, io a volte so cucinare. Una volta ho fatto anche il salame. L'ho tagliato e l'ho cucinato così, con il coltello, ecco. Ti piacciono le mie scarpe? Le ho comprate da poco, erano tutte nere. Ora sono da ginnastica e hanno i brillantini. Se fossi un orso, ti porterei in un luogo buio, ti strapperei tutti i vestiti e... te lo dico poi dopo. E mentre sono qui, cosa accade? Un sacco di messaggi su Instagram, un sacco di voi che mi scrivete, vi iscrivete, diventate miei seguaci, si chiamano su Instagram, comunque sarebbero tipo follower, una cosa del genere, e sono felicissimo. Grazie ragazzi, e vabbè, lo ricordo, visto che mi fa piacere, sono presente su Facebook, su Instagram e anche su Ask. Dico boo perché in realtà non ho ancora capito bene come funziona e il senso, forse. Sì, ho capito che uno fa domande e l'altro risponde, ma però vabbè, ho trovato l'applicazione su iPhone e quindi sono presente anche su Ask, sempre come Dark Luxifer. Se non so come potrebbe funzionare la questione, mi volete fare una domanda e io vi rispondo come volete voi, se vi fa piacere. Cioè, io l'ho trovato, ho detto ma sì, mi iscrivo. Io lo dico per giustizia divina, perché poi uno dice: ecco, non l'hai detto che eri anche lì, e come faccio a stalkerarti? Avete ragione, sono anche su Ask. Bla bla bla, vai fuori dalle palle, era ora, eh. Cioè, mi vorrei avvicinare, ma non so se ti può far piacere. Ah, ok, ti avvicini te, allora meglio ancora. No, no, perché ti eri appena avvicinata? Senti, io avrei degli occhiali da venderti a un buon prezzo. Sono by Marugia. No, no, ma non sono presi di, sai, di quelli contrabbandati, assolutamente. Sai, non compro roba contrabbandata. E poi a finire che mi fermano, mi bloccano, mi arrestano. Insomma, no, no, lasciamo perdere. Dai, mi avvicino io, ho già capito. Forse urlo troppo ogni tanto, però mi piacerebbe darti due colpi, sai. Non so se hai capito l'idea. Guarda, se vuoi metto un CD romantico. Ma non sei poi così stronzo, pensavo peggio. Ah, grazie, gentile. No, no, nel senso che è tutto sommato, ma sì, dai. Porca troia, il divano si rompe. Ah no, ok. Pensavamo di saltare in aria. No, perché tu scommetto che pensi subito di andare a letto, come tutti gli uomini. Che poi, perché dite sempre così? Non è vero. Beh, forse, insomma, poco. In età. Se vuoi mi tolgo i vestiti, ecco, lo sapevo. Posso mettere la mano così? Sì. Ti do un bacio sulla testa, così ti ho provato la febbre. Oh, che stanco, guardiamo la tele insieme. Io ho un debole per i soldi. Ah, beh, ma in questa casa ce ne sono abbastanza, ne abbiamo 121.000. Ne abbiamo portati un sacco a testa. Senti, ti darei delle scarpe rosse tutti i giorni. Posso toccare le zinne? Ah no, volevo dire, sì, i muscoli, i contratti. Ecco, ti ho fatto un massaggio che è durato un secondo, cazzo. So, io ci provo spudoratamente. Poi spero che non mi dai buca tremenda. Insomma, beccati un bacio, stronza. Ce l'ho fatta. Ti andrebbe un po' di Schweppes? Ragazza, scusa, potresti andartene fuori dalle palle? Grazie. Ok, e giù, altri che trovo. Madonna, ma sta casa cosa è diventata? Che roba. Lei dice, ma dai, ma ragazzi, comunque l'ho visto piccolo. Ma no, non è giusto. Lei poverina dice tutti trombano tranne me. Ma no, guarda, una rosa. Ma come? Mi è appena trombato l'amica, adesso fai ste cose. E lei, no, bastardo. Sì, ma che puzza. E poi, ma scusa, tu mi mandi le rose, cosa fai, ci provi? Sì, comunque devi smetterla. Intanto sì, quei due puzzano a bestia, lo so. Però non ci devi provare con me, capisci? Madonna, ma che puzza. Ma scusa, cosa fai, ci provi? Sì, ti comprerei delle scarpe rosse. Scarpe rosse? Oh, è andato via Shrek. Non c'è più quell'odore di pisciatoio. Hai notato? Però io sinceramente lo sento ancora, Sarà mica Fiona. Può essere. Sì, sì, altro che vegetariana. Io dovrei fare soldi. Sai, uno ci ha provato con me come un lama. Ci facciamo una foto. Blimb.
Era selfie, ma blimb va bene uguale, dai. Sai, questo ci ha provato proprio spudoratamente, ma ha detto che tu sei uno stronzo. Come? Sì, sì, ha detto che sei una merdaccia. Ecco, data lezione, prossima volta spacco anche tuo culo di lama. Le ha prese e ora va a piangere a letto. Ok, il nostro Shrek sta per proporre le nozze, vediamo. Ho preso questo anello dalla Coca-Cola, lo vuoi? Ma certo, è bellissimo, sembra quasi da mangiare, no, però lo metto al dito. Ma è una patatina di quelle col buco, ma non fa niente. Pesi una tonnellata, ma faccio finta che sei leggera. Pianifichiamo l'evento, sì sì sì, un evento super. Vestitevi bene che è arrivato il momento, anzi voi andate subito a sposarvi, via. Ah, complimenti, sono arrivato anch'io, musicista sono io, no. Guarda, ti è andata bene. Mephisto già ce l'aveva con Shrek, ma perché? Ma dai, ma poverino. Ah, lei si sposa in pigiama? Vabbè, meglio di niente, dai. Ma lui la mano dove la stava mettendo? Vabbè, niente, non dirò nulla. Chi l'ha visto, l'ha visto. Io sto suonando una canzone che non c'entra assolutamente un cazzo. Vuoi sposare? Sì, 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 tutti felici e felici e contenti. Ok, sposati sono sposati, ora. Ordina una bevanda. Questa, lei. Ordina bevanda. Quello che ti pare. Lei ordina bevande. Dai, dai, ordinate bevande a go-go. Chi è il cuoco? Logicamente Jim. Dice che puzza in sta casa, ma qualcuno è morto. Fai una fottuta torta. Sì. Dai, dai, manca pochissimo. Qualcuno deve mangiare qualcosa e siamo a posto. Dai, manca poco. Siamo all'argento. Oro, oro. Oro, oro, ma quanto oro vorrei. Brindisi nuziale. Shrek ha ricevuto l'invito a fare un brindisi al matrimonio del suo migliore amico. Ma porca miseria, lui è andato a lavorare? Ma no, ma che minchione, ma perché fa ste cose? Quindi ci è arrivato qualcosa nell'inventario? Wow, che fortunelli che siamo. Ho la casa che fa cagare in compenso e lei non sa più dove buttare la roba, abbiamo bisogno dei bidoni, questo qua lo possiamo anche... Vabbè, questo lo teniamo per adesso. Bidoni dell'immondizia, ne abbiamo davvero bisogno. Ah, lei si veste bene per andare... Non ci credo! Ma perché fa ste cose strane? Gente che salta nell'immondizia, mamma mia. Ma scusate, un po' di ritegno? No? Oh, premio! Me l'ha dato qui? No, ovviamente no. Premio sarà qui. Oh, bello! Beh, questo non me ne faccio proprio una cippa, però vabbè, lo metto qua. Poi, questo, vabbè, anche lui qua. Ma perché i vasi? Cosa me ne faccio di vasi? Un forno sì. E questi, vabbè. Boh, metto qui, dai. Lei sta mandando un messaggio a Shrek e gli ha detto: brutto stronzo di merda, che cazzo sei andato a fare a lavorare? E ci sta. Fai che un sim rimanga nello stato emotivo soddisfatto per 48 ore. Oh, complimenti. Bene, ragazzi, direi che anche per questo video è davvero tutto. Abbiamo fatto sposare Shrek e Fiona, che era giusto che fosse così, voglio dire. Poi chi lo sa, un domani ci sono anche i rovina famiglie che girano. Ma chi lo sa, staremo a vedere. Un salutone grande a tutti, alla prossima. Ciao belli.